Ciao a tutti amici, ma soprattutto nemici del Momo Swamp. Sono due mesi che non faccio video acquisti, quindi non perdiamo tempo, andiamo velocissimi perché un botto di roba per farvi vedere, ma subito dopo la sigla. Stai cercando un manga che ti faccia sognare, consigli su una serie che vorresti guardare, se non vuoi rischiare di poterti sbagliare, c'è il Momo Swamp. Anche la mala Pasqua, se non piace il canale, non sei quante chi che sono lì ad aspettare, se non vuoi rischiare di poterti sbagliare, c'è Rieccoci, come vi dicevo, veramente tanta roba da farvi vedere perché sono due mesi che non faccio video acquisti. In ogni caso questo lo consideriamo il video acquisti dedicato agli acquisti, ma soprattutto alle letture del mese di ottobre. Come al solito lascerò per ultime quelle che sono le letture, la lettura migliore, quella peggiore del mese, e come al solito partiamo dai manga per poi passare agli italiani, la varia, agli americani, eccetera. Cominciamo da qualche novità. Numero 1 per Mao di Rumiko Takahashi. Io sono innamorato da Takahashi, di tutto quello che fa, Ranma, Inuyasha, eccetera, eccetera. Però qui comincia a ripetersi un po' troppo. Questo primo numero, almeno, è veramente un mix di cose già viste, già lette nei suoi manga precedenti. Devo capire come si evolverà. A cena con la strega, volume unico, sempre della Takahashi, è una raccolta di storie brevi dell'autrice. A me le sue storie brevi piacciono sempre. Ho praticamente tutti i volumi usciti in Italia delle sue raccolte. A me piacciono sempre. Ha un modo di scriverle che a me piace. Numero 20 per Golden Kamuy. Questo manga è una bomba. Dall'1 al 20 non è calato di nulla, anzi è un costante crescendo. Volume 12 per Dr. Stone. Come vi ho già detto in passato, è un manga che non mi fa gridare al miracolo, però continua a piacermi a modo suo. Quello che apprezzo meno è che l'autore sembra non riesca a far ben collimare lo sviluppo della trama con lo sviluppo tecnologico all'interno della trama. Fa dei capitoli di solo sviluppo tecnologico e poi va avanti con la trama, non riesce ad amalgamarli bene, secondo me. Volume 8 per Summertime Rendering, una serie che forse si è un po' ripresa, se vogliamo. Dopo i volumi, cosa saranno stati, il 5 e il 6, che mi avevano un po' deluso perché stava svaccando, qui sta tornando ad essere interessante. Certo, leggere un numero ogni, due mesi non aiuta, forse dovrei rileggermelo tutto di fila, vista la tipologia del manga, però mi sta ripiacendo quasi come all'inizio. Volumi 47 e 48 per la New Edition di Fairy Tail, un manga che non mi prende quasi più, perché lo trovo un po' banalotto, perché nonostante la saga sarebbe interessante, viene sviluppata male a mio avviso, saltano sempre fuori le cose giuste al momento giusto, dal nulla. Ogni volta che c'è un problema il protagonista aveva la soluzione in tasca anche se non ce ne avevano mai parlato prima. Questa cosa qui mi lascia veramente un po' perplesso e boh. Volume 95 per One Piece. Che spettacolo, stiamo arrivando in fondo alla saga e comincia un flashback, chiamiamoli flashback, che promette di essere veramente uno spettacolo. Non vedo l'ora di leggere il 96. The Promised Neverland 14 e 15. Sì, io sono un pochino indietro con il recupero di The Promised Neverland. Effettivamente si parla, tutti dicono che il manga da un certo punto poi è cambiato, è calato. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Però continua ad intrattenermi, ecco. Non è ai livelli iniziali, è calato drasticamente e lo sta facendo con costanza, secondo me. Però sì, alcuni colpi di scena sono molto telefonati, però si lascia leggere. Volumi 15, 16 e 17 per Yona, la principessa scarlatta. Continuo a dire che si tratta di un manga che si rivolge ad una tipologia di pubblico, principalmente ad una tipologia di pubblico molto diversa da quella che io rappresento, ma comunque lo leggo con piacere. Certo, lo gradirei di più se al momento del principio della battaglia più grossa l'autrice non svenisse per poi risvegliarsi a battaglia finita dicendoci solo il risultato. Quello non mi dispiacerebbe. Però qualche scena action c'è anche, la trama va avanti, sono curioso di sapere cosa succederà. Boh, vedremo, non è malaccio. Volumi 34 e 35 per Food Wars. Mannaggia la mignotta, ne manca solo uno e ce lo leviamo dalle palle, perché
con quella che possiamo definire nella seconda stagione di Food Wars, il manga è andato totalmente in vacca. Ero contento e stupito di come un manga incentrato solo sul cibo e sulla cucina riuscisse a rendere così bene, ad essere così interessante. Lo hanno distrutto, proprio rovinato totalmente. Manca un solo volume, poi ciao Food Wars e soprattutto ciao Goen. Volume 24 per My Hero Academia, come sapete non vado pazzo per questo manga, un volume che in realtà non mi è dispiaciuto per nulla perché c'è soprattutto uno dei villain, adesso mi sfugge il nome, quello comunque un po', se vogliamo, scopiazzato da Deadpool, adesso veramente mi sfugge il nome. Non mi piace questa cosa adesso di switchare i villain quasi in heroes in favore del pubblico, ma è una delle tante porcate all'interno di My Hero Academia. Ma è ancora presto per dirlo, però un volume che non mi è dispiaciuto. Volumi 3, 4 e 5 per la Full Color Edition di Dragon Ball, la saga di Majin Buu. Ne manca solo uno e poi goodbye Dragon Ball, piangeremo tutti insieme per la 152esima volta. Tokimeki Tonight, Renzi la strega, volume 7. In realtà ho già anche l'8 e il 9, ma li devo ancora leggere perché comunque, per quanto mi piaccia, sono belli tosti e verbosi, ricchi di pagine. E devo dire che a me sta, come ho detto, sta piacendo questo tuffo nel passato. Poi, superato lo scoglio del terzo numero, la storia entra molto nel vivo, è piacevolissima, intrigante, davvero ben fatto, Renzi la strega. Super Xenos, Super Heroes X, super quello che è. Un manga che in realtà mi era stato prestato, ma quel giorno pioveva, mi si è bagnato lo zaino col manga all'interno, che si è gonfiato, quindi fondamentalmente chi rompe paga e i cocci sono suoi. Una roba strana con tante tette dentro, non penso che andrò avanti. C'è ancora un manga che inaspettatamente vedrete nel finale del video. Un po' di fumetto italiano, un Vacanzissima che avevo preso in edicola così perché avevo voglia di leggere un po' di Disney durante l'estate. Volumi 9, 10 e 11 di Samuel Stern. A me Samuel Stern sta piacendo, lo trovo in crescita, mi diverte, mi rilassa, ogni tanto trovo che il finale sia un po' troppo veloce, mi piacerebbe veramente vedere una storia di Samuel Stern su più pagine, con più respiro, non mi dispiacerebbe per nulla, però davvero lo sto molto apprezzando. Stavo cercando di dirvi quale dei tre mi è piaciuto di più, ma in realtà li ho graditi tutti, forse l'Abisso, però in realtà li ho graditi tutti e tre. Volumi 4 e 5 per Starraz di Leo Ortolani, mi manca ancora il sesto. Sono d'accordo con chi dice, ma lo avevo detto già dal primo volume, che è un Leo Ortolani lontano dai fasti migliori. Piacevole, divertente, nulla di più. Qualche tempo fa ho avuto ospite, grandissimo ospite, sul canale Giulio Macaglione. In quell'occasione io ho letto quasi tutto di Giulio Macaglione, in particolare le sue autoproduzioni per le quali l'ho conosciuto come autore. Purtroppo mi mancava quello che forse è il suo titolo più famoso al momento, ovvero Basilico. Aldo Ashura Squadra me ne aveva parlato benissimo, me lo aveva raccontato prima della diretta così che io potessi far finta di conoscerlo, ma in realtà non lo avevo mai letto. Sono andato al libraccio, era nuovo, scontato al 50%, quale migliore occasione, me lo sono preso ed è fantastico. Vi faccio vedere qualche tavola a caso di questo spaccato di vita in Sicilia. La storia si divide tra gli anni 50-60 e oggi. E c'è di base un giallo. Sarà interessantissimo arrivare in fondo per scoprire cosa è successo. Sulle prime non ci accorgeremo neanche che si tratta di un giallo, perché gli indizi ci verranno buttati lì un pochino alla volta e la voglia di arrivare in fondo infatti accrescerà mano a mano che si andrà avanti con la lettura. Veramente una gran bella lettura, straconsigliato. E ovviamente tocca anche a Scheletri di Zero Calcare. Lui lo ha presentato come un noir. Forse chi si aspettava davvero un noir potrebbe non averlo apprezzato fino in fondo. Effettivamente di noir si tratta, ma da quel punto di vista poteva giocarsela meglio. Un finale un po' poco convincente, se, sotto quel punto di vista.
come volume di Zero Calcane, però invece è bello come tutti gli altri. Il Zero Calcane World va avanti, i personaggi continuano a crescere, fa parte della sua continuity, è piacevolissimo e divertente come al solito. L'unico aspetto appunto che ho apprezzato un pelino meno è quello del noir, cioè, mentre, che ne so, Un Polpo alla Gola aveva quell'alone di mistero che ti portavi fino in fondo, diverso, totalmente diverso, però te lo portavi fino in fondo per capire cosa, eccetera. Qui un po' di curiosità ce l'hai, ma neanche troppa, e quando arrivi in fondo e scopri la soluzione non è che un po' tirata per i capelli, boh. Però come volume di Zero Calcare prendetelo come uno dei suoi lavori, bello come sempre, non tra i migliori, neanche lontanamente, ma bello. Continua la mia lettura dei volumi del Grande Magnus, qui Le Femmine Incantate, una raccolta di storie che avevo già letto in altre occasioni, in altre edizioni, una raccolta che non mi è dispiaciuta per nulla, sono storie appunto che già conoscevo e che già mi piacevano. Io continuo a dire che Magnus, quando si esprime così su storie brevi, su temi che piacciono a lui, scrivendosele da sole eccetera, dà il meglio di sé, ed effettivamente lo si vede. Ho poi iniziato la lettura di Necron con i volumi 1 e 2, Necron che in questa edizione sarà divisa in 4 volumi, quindi sono a metà. Sono d'accordo con Ciro Iuliano, se mi sta seguendo, che più che di fumetto erotico effettivamente si spinge quasi verso il porno, con all'interno anche la necrofilia, perché la protagonista appunto è necrofila. Non vi aspettate un porno spintissimo, però sicuramente si avvicina più al porno che non all'erotismo, all'erotico. Per il resto non è che mi sia poi così piaciuto fin qui, l'ho trovato un po' banale, ma soprattutto ogni capitolo è una storia. Ogni storia è meccanicamente identica alle successive e viceversa. Quindi fondamentalmente lette le prime due o tre, poi da lì in poi sai già cosa aspettarti, come finirà. Sentieri Perduti di Federico Galeotti e Giulia Iori, Amianto Comics. Vi faccio vedere innanzitutto la cartolina numerata. Ben due, non uno, ma ben due segnalibri. E dedica sul volume, la vedete? Sì. All'interno una raccolta di storie ispirate dal Tao Te Ching. Galeotti appunto le ha scritte ispirato dalla lettura del Tao Te Ching. Almeno un paio le avevo già lette sulla rivista Amianto, tra cui una delle mie preferite in assoluto, ovvero La Bontà dell'Acqua. Ora, io non ho mai letto il Tao Te Ching e generalmente non sono letture che approccio, non fanno per me, quindi non colgo appieno quelli che sono i nessi tra l'una e l'altra, se non dove Galeotti ci riporta estratti del Tao Te Ching da leggere. Le storie all'interno però le ho veramente apprezzate, in particolar modo una storia in quattro parti, se vogliamo tre o quattro, adesso non ricordo, credo quattro, in cui vediamo un padre e un figlio a pesca insieme. Potrebbe sembrare la situazione più banale del mondo, la più statica del mondo, in realtà me le sono proprio gustate. Io sarei stato delle ore a guardare padre e figlio pescare, a leggere i loro dialoghi, eccetera. Veramente, questo perché sono storie scritte bene e disegnate bene. L'ho apprezzato in tutto, tra l'altro la disegnatrice Giulia Iori è la stessa in tutte le storie, eppure la vediamo approcciarsi con stili diversi. Una cosa che ho apprezzato tantissimo, peraltro a me il suo stile piace veramente, veramente tanto. Sentieri Perduti, Federico Galeotti, Giulia Iori, Amianto Comics, che se avete voglia troverete in diretta con me domani sera, ovvero martedì, alle 21 sul canale per la nuova puntata di In Discussione. Naturalmente, per chi stesse guardando questo video nel futuro, mi riferisco a martedì 3 novembre 2020, ma anche se siete gente del futuro, potete cercarvi la live sul canale perché rimarrà lì, e quindi ciao amici del futuro. Ciao anche al me stesso del futuro se sto riguardando questo video. Poi, ieri sera su Netflix guardavamo con la Moma le puntate dei Giocattoli della nostra infanzia, mi pare che si chiami la serie, e abbiamo visto la puntata dedicata alle Tartarughe Ninja, e mi è tornata la voglia di leggere le storie che Eastman e Lenz avevano autoprodotto negli anni 80, nell'84 mi pare, i primi capitoli. Delle Tartarughe Ninja totalmente diverse o quasi da come siamo abituati a conoscerle. Per chi non avesse mai letto le storie originali delle Tartarughe Ninja, vi consiglio di farlo. Questa è l'edizione di 001 Edizioni, appunto. Purtroppo i primi tre numeri sono esauriti, tre di 7, 6 o 7, non mi ricordo.
è annunciato un cofanetto da una vita, non è mai uscito, non so se mai uscirà, purtroppo anche io non li ho tutti, dovrei recuperarne qualche volume per avere la collezione completa. Se li vendete fatemelo sapere. E veniamo a quelle che sono state la lettura migliore e peggiore del mese, due letture che so già scontenteranno molti, sia la peggiore che la migliore. Perché la peggiore, non me ne vogliate voi amici, è Dylan Dog. Dylan Dog 407, 408 e 409 non mi sta più piacendo per niente. Stavo molto apprezzando il Dylan Dog post Meteora con tutte le novità che si portava appresso. Qui è tornato alle origini male. Non lo so, storie che proprio un Groucho fuori forma, un Dylan Dog fuori forma, sceneggiatori fuori forma. Soprattutto il 408 mi ha lasciato veramente la pastazza in bocca. Un investigativo senza capo né coda, con un finale totalmente sconclusionato, frettoloso, ma boh, proprio in generale. Io prenderò ancora, credo, il 410 per vedere che cosa mi riserva, ma temo che non andrò più avanti di così. Il mio ritorno a Dylan Dog è durato effettivamente poco. E veniamo a quella che è stata la lettura migliore del mese, che vi anticipo, non è effettivamente, oggettivamente la migliore del mese. È quella che mi sono forse gustato di più, mi ha divertito, è una lettura leggerissima, cosa di cui avevo bisogno nel momento in cui l'ho letta. Noi, verso la fine dell'estate, siamo andati io e la mamma a casa di Lara a cena, Ars Noctis, che ringrazio perché mi ha regalato un botto di fumetti, soprattutto un botto di numeri 1 che a lei evidentemente non interessavano o che voleva semplicemente farmi leggere. Tra questi, i numeri 1 e 2 di We Never Learn, una nuova serie di Planet Manga. Io lì per lì l'ho letta, l'ho trovata leggerissima, divertente, mi sono preso anche i numeri 3 e 4. Me li sono letti tutti, adesso è già uscito anche il 5, che penso proprio che prenderò. We Never Learn è una, ripeto, una commedia leggerissima, scolastica, divertente e sentimentale, in cui ci sono queste due ragazze, inizialmente, un genio della matematica ed una fenomenale in lingua giapponese, scrittura, eccetera, ma tutte e due hanno il sogno di proseguire gli studi in direzione opposta rispetto a quelle che sono le proprie qualità. Vengono ovviamente sconsigliate, ma dato che sono appunto testarde e convinte di voler andare per la propria strada, vengono affidate a questo ragazzo che gli farà da tutor. Da qui potete immaginare nascerà una serie di situazioni che porterà ad equivoci, a robe sentimentali e bla 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 bla. Nulla di nuovo, nulla di originale, nulla di... Ma, ripeto, leggero, scorrevole, divertente, mi sta piacendo. Le ragazze diventeranno poi 3, poi 4, ma in modo diverso. Personaggi ben caratterizzati. Un manghetto da 4 soldi? Sì, da 4 soldi, però ogni tanto ci vuole anche questo. Ed io con questo ho concluso, come sempre vi ringrazio di aver visto il video fin qui. Qualora vi fosse piaciuto potete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, qualora così non fosse potete lasciare il non mi piace, a voi la mala pasqua, almeno ditemi il perché nei commenti, così da aiutarmi a crescere. Con il video acquisti ci vediamo alla fine di novembre, ciao a tutti e alla prossima! E le parole le imparo domani. Mi continuano a dire che devo crescere, che non c'è spazio più per queste cose, devo smettere. Invece ancora sono in viaggio assieme a Goku su una Mac. Cercami su un tubo che se fai il bravo porto pure te. Vado in crociera con Rufy appena ho tempo, mentre tu nel tempo libero rimani svegli a stento. Guardi solo i TG, io sfondo Netflix. Tu hai riunione in condominio, io a Luca Comics. Stai cercando un manga...